Italia, il paese del neoliberismo selvaggio. Un certo Silvano Campagnolo ha pubblicato un post su Facebook in cui analizza i costi medi in Veneto per una busta paga di un dipendente del settore del commercio con netto in busta 1.600 euro, 14 mensilità pagate più contributi e tasse varie. Tra poco vedremo i dettagli dei suoi calcoli e vediamo subito la conclusione. Questo dipendente, che percepisce 1.600 euro netti al mese, costa al datore di lavoro 4.300 euro al mese. Gli altri 2.700 euro il datore di lavoro è obbligato a versarli allo Stato. Ma di questi 1.600 euro netti non è che rimangono tutti al lavoratore, perché lo Stato ne sottrae altri 900, tra IVA, accise sui carburanti, imposte doppie occulte, su acqua, gas e corrente elettrica, tari, tasse, IMU, bolli, auto e altre tasse. In totale, quindi, dei 4.300 euro di ricchezza prodotta, 3.600 vanno allo Stato e solo 700 euro rimangono al lavoratore per vivere. Questo vuol dire che la pressione fiscale è superiore all'80% e ciò dimostra quanto lo Stato sia ladro, sfruttatore e criminale. Ma si sa, l'Italia è il paese del neoliberismo selvaggio. Qui ci sono tutti i calcoli dettagliati. Non li leggo, ma chi vuole leggerli nel dettaglio può fermare il video.